Allora, si tratta di un prospetto molto tecnico, è formalmente ineccepibile, ma si possono leggere, secondo noi, alcune criticità nella gestione collegate al mutare delle regole contabili che si sono susseguite in questi anni, criticità che si manifesteranno soprattutto a partire dal 2017. In base all'attuale normativa, sappiamo che è in corso un'analisi in Senato di un nuovo disegno di legge rivolto ad ammorbidire almeno in parte le regole. Dicevo, in base all'attuale normativa, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica richiesti, le regioni devono conseguire un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali. Formalmente, come è facile verificare, questo obiettivo a livello previsionale risulta raggiungibile attraverso i numeri di bilancio riportati. Il problema da considerare è che il 2016, così come il precedente 2015, rappresenta un anno a sé stante, con regole ad hoc, mentre negli anni successivi dovremmo invece avere delle regole a regime. Solo nel 2016 viene infatti concessa la possibilità di computare tra le voci attive ai fini del calcolo anche il fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente e di parte capitale. Ciò comporterà già a livello previsionale una compressione della capacità di spesa nel 2017 e nel 2018. In particolare, gli investimenti risultano notevolmente penalizzati. Ricordiamoci, cioè le spese in conto capitale infatti calano progressivamente, riducendosi nel 2018 ad un terzo di quelle del 2016, da 987 milioni si arriva a 380 milioni. Il trend è poi ancora più pesante se consideriamo che il 2015 ha rappresentato l'ultimo anno nel quale è stato concesso di escludere dall'equilibrio di bilancio tutte le spese per investimenti e di impegnare la spesa finanziata da debito autorizzato ma non contratto, cosa che non dovrebbe più accadere nei prossimi anni. E infatti nel 2015 le spese in conto capitale sono state di 1 miliardo e 114 milioni. Certo, il 2018 manca ancora un anno e mezzo, ma se non ci fossero modifiche sostanziali alle regole, ci sarà, ne avevamo già discusso a dicembre, necessariamente una compressione delle spese, pochi investimenti, pochi spazi per poter spendere le somme reiscritte dagli avanzi degli anni precedenti. Ed anche l'attività di programmazione risulterà inevitabilmente ingessata e particolarmente complicata. Già a partire da quest'anno comunque sarà fondamentale un rigoroso rispetto del cronoprogramma dei lavori, visto che un eventuale allungamento dei tempi sugli esercizi successivi finirebbe per gravare su questi ultimi, rendendo ancora più complicato il raggiungimento degli equilibri dei futuri bilanci. Vedo l'assessore molto attento a ciò che dico, essendo questo un documento tecnico, molto tecnico, come ho detto all'inizio, e legato al bilancio previsionale che abbiamo discusso in quest'Aula lo scorso dicembre, che con le nuove regole è stato consentito rilasciare mesi dopo. Noi su quel bilancio abbiamo votato contro, essendo però un documento tecnico per le ragioni che ho evidenziato sopra, annuncio già il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle e chiedo il voto nominale con procedura elettronica a nome mio dei consiglieri Buffagni, Violi, Fiasconaro e Maccabiani. Grazie.